Giova Aurita che lavora a Bologna e con lei stiamo parlando di situazione del mondo del lavoro a partire dal caso dei rider, cioè quei ragazzi che in bicicletta o in motorino consegnano cibi che sono preparati dai ristoranti e fanno in genere questi ragazzi capo a degli intermediari di fatto, come nel caso di una. Nell'esempio di un contratto che abbiamo visto, c'è una ditta che fa per conto terzi, assegna il lavoro di fattorinaggio. Ora, quel contratto di cui stiamo parlando, il contratto in particolare, che impressione ti ha fatto? Com'è fatto? Allora, diciamo, il caso qui del ragazzo, del rider, di cui siamo riusciti a recuperare il contratto, è un caso di una collaborazione coordinata e continuativa, un tipo di contratto che era stato abrogato nel 2003 e reintrodotto dal Job Act nel 2015. Diciamo che in generale il lavoro dei rider è un tipo di lavoro, un tipo di organizzazione del lavoro che magari non è ancora molto diffusa nella società, ma è sicuramente emblematico di quello che è un po' il modello anche di organizzazione del lavoro del XXI secolo. Noi ci troviamo in un momento in cui potremmo dire che il datore di lavoro tende a nascondersi e a scomparire. In questo il caso dei rider è molto emblematico, perché i rider risultano tutti o collaboratori coordinati e continuativi, quindi lavoratori parasubordinati, o addirittura lavoratori autonomi. In molti casi non c'è neanche la parasubordinazione a coprire Certo. il datore. Questo è tipico, diciamo, in questi settori nuovi, ma in realtà si sta iniziando a diffondere anche nei settori, diciamo, classici, vecchi del lavoro, quali le fabbriche, gli uffici, eccetera. C'è un caso molto emblematico, per esempio in Emilia-Romagna, nel settore alimentare, nel settore dell'industria alimentare diffusissimo, che è quello di coprire i lavoratori con i più disparati sistemi. Ci troviamo in un modello capitalistico in cui c'è un datore di lavoro che estrae il valore, estrae la ricchezza, guadagna sul lavoro delle persone, come è sempre stato, diciamo, negli ultimi secoli. E però non vuole avere, diciamo, il disturbo, tra virgolette, di aver imputato a se stesso quel rapporto di lavoro. Quindi troviamo le modalità più disparate per coprire la titolarità del datore di lavoro: cooperative spurie, società finte, agenzie di somministrazione, che sono un metodo del tutto legale, ma che in realtà coprono solamente chi è reale datore di lavoro. A volte anche con costi superiori per l'azienda, ma un'azienda pur di non avere il disturbo di dover contrattare con i propri lavoratori preferisce anche pagare di più. Siamo arrivati, tra virgolette, anche a questo paradosso. E dunque, diciamo, la questione un po' che del diritto del lavoro, che riguarda i nuovi lavoratori delle piattaforme, ma riguarda anche i lavoratori vecchi dei settori industriali più classici, chiamiamoli così, è esattamente quella di ridare, reimputare a chi effettivamente estrae la ricchezza, guadagna su quel lavoro, la titolarità del rapporto di lavoro. Diciamo una questione che in realtà è molto vecchia, una delle prime leggi della Repubblica Italiana, quindi parliamo degli anni 50, nel campo del diritto del lavoro, fu esattamente quella di vietare l'intermediazione Sì. nel rapporto di lavoro. All'epoca serviva soprattutto per il caporalato, Certo. immagino saprete, per evitare, insomma, che qualcuno lucrasse sul lavoro, cioè si creasse un anello in più tra datore di lavoro e lavoratore, andasse a lucrare in più sul rapporto di lavoro. Questa legge è stata abrogata praticamente tra il 97 e gli anni 2000 in diversi step, e oggi ci troviamo in una situazione in cui magari non c'è più il caporale che va in piazza a raccogliere i lavoratori per portarli nei campi, anche se in alcuni casi c'è anche quello, Certo. ma c'è la cooperativa Spuria, l'impresa, appunto la piattaforma digitale con altre modalità che però esattamente hanno la stessa funzione: coprire il reale datore di lavoro e lucrare, diciamo, creare un anello in più nel rapporto di lavoro che lucra su quella prestazione lavorativa. L'obiettivo, un po' anche a livello di riforme, probabilmente è molto facile e molto semplice, basterebbe rimettere una riga di legge
che non avrebbe nessun costo per lo Stato, diciamo, che è quella che esisteva, esistita fino agli anni 90, ovvero di vietare l'interposizione, l'intermediazione di manodopera, che ciò sarebbe sufficiente per evitare tutta una serie di, diciamo, problemi, tutta una serie di illeciti che oggi portano i lavoratori a guadagnarli di meno rispetto a quanto lavorano, che portano i lavoratori a non avere la possibilità di andare a chiedere soldi se non sono pagati, perché non si capisce chi è effettivamente, chi sia effettivamente il datore di lavoro, e che permetterebbe di evitare tutta una serie di aberrazioni come quelle ultime che riguardano anche rider, in cui anche loro non sanno effettivamente chi devono chiedere ferie, malattie, e soldi se non vengono pagati, le indicazioni economiche, perché non si capisce chi è il datore di lavoro. Il principio invece dovrebbe essere molto semplice: il datore di lavoro è chi guadagna su quella prestazione, e a questo devono essere imputati oneri e onori, tra virgolette. Certo. Scusami, cooperative spurie cosa intendi? Allora, le cooperative sono un... cioè, nel senso, lo rispiego un attimo. Le cooperative sono delle entità, delle società che hanno anche dei vantaggi dal punto di vista fiscale, perché hanno un fine cosiddetto mutualistico, ovvero per trovare lavoro, diciamo, le cooperative di lavoro nacquero in questo modo. Per trovare lavoro ci mettiamo insieme, evitiamo tutta una serie di oneri, abbiamo degli sconti anche fiscali, in questo modo riusciamo a garantire una prestazione a minor prezzo, perché appunto abbiamo tutta una serie di vantaggi fiscali, amministrativi, sui costi. In questo modo noi che siamo senza lavoro troviamo lavoro, chi ce lo dà ha un vantaggio appunto perché la nostra prestazione è a minor prezzo, ma siamo noi i padroni della prestazione, quindi anche se prendiamo di meno, in realtà gli utili poi sono ridistribuiti tra di noi lavoratori. Questo è un po' come sono nate le cooperative e come funzionano le cooperative, che tutt'oggi sono, diciamo, rispettano il modello mutualistico. Il problema è che appunto, avendo questi vantaggi anche fiscali, molti, diciamo, molti datori di lavoro, molte società si sono costituite in cooperative che in realtà non sono cooperative, ma appunto si chiamano cooperative spurie. E non hanno un fine mutualistico, l'unica, diciamo, creano questa cooperativa di copertura per poter avere dei vantaggi fiscali, per poter assumere i lavoratori come soci lavoratori e quindi pagarli di meno, appunto perché c'è questo meccanismo che se tu sei il padrone della tua prestazione funziona, ma se tu invece aderisci a una cooperativa solo di copertura non funziona più, vieni semplicemente pagato di meno. E quindi in questo modo chi mette su questo giochino ha un plusvalore, ha un guadagno molto più alto, perché appunto pagando di meno i lavoratori, avendo vantaggi fiscali, creando una società che però il fine mutualistico non ce l'ha e non redistribuisce poi gli eventuali utili tra i propri lavoratori, ma funziona come una società normale, esattamente uguale alle altre, e diventa una società illecita, che è spuria, che sfrutta il lavoro delle persone e che in qualche modo evade anche il fisco, perché pagando meno tasse, godendo del regime agevolato che hanno le cooperative senza essere una vera cooperativa, e in qualche modo fa anche concorrenza poi sleale alle altre imprese che invece, diciamo, rispettano le regole, tra virgolette. Certo. C'è stata la sentenza di Torino nei confronti dei rider che consegnavano il cibo appunto in quella città, che in primo grado gli ha andato contro, insomma, in pratica. Non so se tu hai già avuto modo di leggere la sentenza, se è stata pubblicata. Lì hanno parlato di lavoratori autonomi in quella sentenza, hanno rigettato la causa, no, mi pare? Sì, allora, la sentenza del Tribunale di Torino, che io personalmente trovo non condivisibile, e so già che anche, diciamo, i rider coinvolti stanno pensando, cioè faranno quasi sicuramente appello contro le motivazioni di questa sentenza, prende un principio, cioè dice: siccome non c'è una continuità della prestazione, tale per cui tu non hai degli orari, un posto fisso, eccetera, vuol dire che non c'è la subordinazione, perché tu puoi decidere quando andare a lavorare o meno. Questo sarebbe un po' il punto che prende la sentenza di Torino.
è un punto che in realtà è falso, perché oggi come oggi esistono una miriade di contratti subordinati, certo. Alcuni tra l'altro sono stati introdotti anche dal Job Act nel 2017, che non prevedono una continuità nella prestazione. Sono contratti, sei subordinato, puoi gestirti la tua prestazione a livello di orario negli svariati modi possibili, puoi andare a lavorare 2 giorni a settimana piuttosto che il lavoro agile che è stato introdotto da poco, puoi metterti d'accordo per organizzare tu il livello di tempo e la gestione del tuo lavoro. Sarebbe stato più corretto da parte del Tribunale di Torino individuare la subordinazione nel potere direttivo, organizzativo e conformativo, certo, che è il datore di lavoro sui propri lavoratori, che in questo caso è innegabile, perché nel caso in cui, cioè, è dimostrato anche dal fatto che nel momento in cui i lavoratori hanno iniziato a lamentarsi, a protestare, sono stati semplicemente sloggati perché non rispettavano le direttive a fare, certo, il datore di lavoro. Già questo è una dimostrazione della subordinazione, che se noi pensiamo a un lavoro realmente autonomo, quale può essere, non so, un avvocato, che non va d'accordo col cliente, non perde la sua principale fonte di reddito, l'avvocato al massimo perde il cliente e ne troverà un altro, insomma, ma non ha sicuramente un rapporto di subordinazione con il proprio cliente. In questo caso, invece, il non andare d'accordo, per esempio, col datore di lavoro impone che tu venga fatto fuori dall'organizzazione aziendale, e questo già è sintomo, certo, di subordinazione, il fatto di essere sottoposti a un potere organizzativo e direttivo della prestazione. Certo. E diciamo semplicemente, forse anche i giudici devono iniziare a capire che con le nuove tecnologie, con le nuove modalità di organizzazione del lavoro, la subordinazione non è per forza l'andare in ufficio dalle 9 alle 5 di pomeriggio con il proprio computer o con il proprio posto in catena di montaggio. Ci nascono con le nuove tecnologie nuovi tipi di lavoro, nuovi tipi di possibilità di conformare la prestazione da parte del datore di lavoro, nuovi tipi di subordinazione. Però la subordinazione rimane la sottoposizione al potere direttivo di chi trae ricchezza dal tuo lavoro. Se attraverso il mio lavoro chi guadagna sei tu e io mi devo conformare alle tue regole per poter farti guadagnare, vuol dire che sono subordinato. Certo. Vuol dire anche la giurisprudenza dovrà essere in grado di rinnovare i propri indici di subordinazione. Certo, ma allora diciamo che il giudice di Torino sia stato solo in ritardo sui tempi, non proprio decisamente orientato contro i lavoratori. Ma ci sono altri tipi di ritardo, per esempio i sindacati in questo sono presenti, cioè sono aggiornati su questo tipo di lotte, sono a fianco dei lavoratori? Allora, i sindacati, cioè, naturalmente anche loro, diciamo, come tutti, in realtà scontano un ritardo appunto su nuovi tipi di modalità di organizzazione del lavoro, non è neanche facile, per carità, però appunto l'obiettivo dovrebbe essere quello di tentare di stare dietro alle nuove modalità anche di estrazione di ricchezza dal lavoro che si vanno manifestando. Diciamo che dai sindacati, così come dalla politica, una proposta seria, dicevo all'inizio, dovrebbe essere quella di abolire l'intermediazione del lavoro in tutte le sue forme. Questa è un po' la questione che secondo me è centrale nel diritto del lavoro oggi. Una questione che, ripeto, non è niente di particolarmente nuovo. La prima legge del diritto del lavoro in Italia ha riguardato esattamente questo tema, quindi voglio dire che con altre modalità, un tema che è sempre stato presente nell'organizzazione del lavoro, quella dell'intermediazione. Però siccome è un problema molto più diffuso di quello che siamo abituati a pensare, molte volte noi quando parliamo di diritto del lavoro pensiamo al diritto alla reintegra in caso di licenziamento, diciamo cose importantissime, ma che purtroppo oggi paradossalmente sono meno diffuse rispetto a quest'altra situazione qui, noi dovremo in qualche modo cercare di intervenire. Sui rider, se i rider fossero effettivamente dei lavoratori autonomi, no? Quindi con diversi clienti in
Certo. cui forniscono diverse piattaforme in cui possono fare rider, oltre al fatto che non dovrebbero avere il simbolo della piattaforma, Certo. potrebbero in qualche modo essere liberi, non avrebbero bisogno di avere una piattaforma che gli prende parte del proprio stipendio per fornirgli il lavoro. Cioè, questo è un chiaro sintomo di subordinazione e non di autonomia. Quindi noi quello che dovremmo cercare di insistere, quello che dovremmo cercare di fare è di trovare delle modalità per evitare che sul lavoro delle persone già, diciamo, è il datore di lavoro che ne estrae ricchezza e che ne trae il beneficio. Quello che bisognerebbe cercare di evitare è che in questo rapporto si vadano ad infilare anche terzi, quarti, quinti soggetti che a loro volta lucrano solo sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Certo. Questo è diciamo, anche il motivo per cui tanti anni fa fu introdotto il monopolio del collocamento da parte dello Stato, per Certo. evitare che in questo rapporto, e anche in problemi di necessità di lavoro naturalmente, perché quando uno deve cercare lavoro in una posizione di deteriore, si possono andare a infilare terzi, quarti, quindi soggetti che lucrino su questo tipo di bisogno. Certo, collaterale al ritardo così del sindacato, che è anche vero che si attiva se poi dei lavoratori si attivano, cioè c'è anche questa naturalmente impossibilità da parte del sindacato di essere dappertutto se non ci sono i lavoratori che si attivano ad essere sindacato. Quindi questa difficoltà qui esiste, ma superando questa difficoltà, i rider organizzati in cooperative potrebbero essere una risposta che contrasta questo tipo di intervento, di parassiti che si infilano a estrarre plusvalore dai lavoratori. Questa potrebbe I essere. rider che si costituiscono in cooperative sono sicuramente una delle soluzioni. Prima parlavamo di cooperative di fine mutualistico, cioè diciamo le cooperative sono nate esattamente con questo fine. Io, noi lavoratori ci mettiamo tutti insieme, invece di pagare chi ci paga lo stipendio, cioè tutti i costi amministrativi, tutti i costi fiscali di gestione del lavoro, ce li accolliamo direttamente noi. Quindi siamo anche tra virgolette più competitivi, diciamo, nella proposta di lavoro ed evitiamo qualsiasi tipo di intermediazione del lavoro tra noi e chi dobbiamo servire. In questo senso le cooperative di rider, che in questo momento in Italia ancora non si sono formate, ma stanno iniziando ad essere attive in Francia, rispondono esattamente a questo tipo di richiesta. Invece di spendere soldi in marketing, eccetera, 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 in amministrazione, eccetera, noi li spendiamo per pagare giustamente il lavoro che poi diciamo, è il lavoro di chi fa parte della cooperativa, dei proprietari della cooperativa a quel punto, e in questo modo diciamo, siamo più competitivi, possiamo competere con le piattaforme stesse. E possiamo in qualche modo però retribuire giustamente il lavoro. Se le cooperative sostituissero completamente le piattaforme, diciamo, sarebbero i lavoratori che si riappropriano loro stessi del loro lavoro, senza essere costretti a doverne dare parte, ricavato del proprio lavoro, appunto a questi anelli intermedi.